Sono Claudio Agosti del Centro Studi Hermes per la trasparenza dei diritti umani in rete. Mi occupo da quando conosco internet della protezione dei dati personali, inizialmente con la curiosità di come si può stare anonimi e protetti in rete. Man mano ho scoperto che questo tipo di protezione, di necessità, di garanzia, di riservatezza era una cosa che sarebbe servita a tutti. Pertanto, per un sacco di considerazioni, era necessario che gli utenti comprendessero come proteggersi, perché altrimenti la loro riservatezza, dal quale dipende quindi la loro identità e la loro ricattabilità, il loro pudore, dovesse essere tutelato grazie alla loro consapevolezza. Arturo Di Corinto, sono un giornalista specializzato nelle tematiche della privacy, del copyright, dell'open source, delle smart cities. La privacy è importante perché la privacy oggi coincide con l'autodeterminazione nell'utilizzo dei propri dati personali. Se non siamo accorti nell'utilizzo dei dati che ci identificano, qualcuno può manipolare le nostre intenzioni, farci fare quello che non saremmo disposti a fare volontariamente. Tutelare la privacy è importante perché spesso oggi che il mondo è digitalizzato e tutte le informazioni che ci riguardano sono digitalizzate, spesso gli altri incontrano il nostro sé digitale prima di incontrare noi stessi. Quindi ci sono dei soggetti che hanno un interesse e la possibilità legittima o illegittima di sapere chi siamo, con chi ci relazioniamo, cosa compriamo, dove andiamo, eccetera. Tutti questi dati messi insieme possono confluire in un profilo digitale della nostra persona che può essere utilizzato anche contro di noi. Al contrario, tutelare la propria privacy significa essere più liberi di fare e di scegliere.